Lo Stresa batte l'Aigrevil 3-2 in una giornata freddissima dove protagonista è il vento gelido proveniente dalla Siberia che ha colpito tutti i nostri campi. Per fortuna la neve non attecchisce e il Forlano riesce a essere cornice degna di questa partita. Ma andiamo in cronaca. Dopo 33 secondi, Frascoia si trova sui piedi al limite dell'area un pallone interessante. Il capitano dei Blues calcia, Magini fa sua la sfera. All'ottavo, calcio di punizione di Frascoia, Bernabino spizzica di testa e la palla esce lateralmente. Al nono, Tuveri sulla sinistra lotta con Risso, crossa e Beretta prova a toccare di tacco. La palla arriva poi a Bruniera che calcia e chiede il tocco di mano di Monetta. Per l'arbitro però è tutto regolare. Al quindicesimo, Agnesina batte un calcio di punizione da buona posizione ma scivola al momento del tiro e questo favorisce Gini nella sua parata. Al ventitresimo, Frascoia innesca Giglio che serve Bruniera. Il brasiliano s'invola in area e scaglia il tiro potente sul quale vola Gini. La palla arriva a Tuveri che però, incalzato dall'avversario, non può che calciare al volo, ma manda fuori. Al ventiquattresimo, l'Aigrevil avanza con Baldi che serve Mazzocchi, ma il suo tiro si infrange sulle mani di Barantani. Ci pensa poi Agnesina ad allontanare il pericolo. Al trentaquattresimo, Barantani da fuori area rilancia un retropassaggio, la palla arriva però a Furfori che prova il pallonetto, la palla però non trova la porta. Al trentaseiesimo, Tuveri serve Bruniera che però colpisce dopo che la palla ha oltrepassato la linea di fondo e Gini comunque si sarebbe fatto trovare pronto. Al trentottesimo, Turato lancia in avanti l'Aigrevil e serve Marchesano che poi trova Mazzocchi pronto al tiro, la palla però si perde sul fondo. Al quarantesimo, Mazzei, già ammonito, colpisce palla con la mano. L'arbitro, tra le proteste, decide però di non infierire e assegna solo un calcio di punizione che Frascoia però tira tra le braccia, protese di Gini. Il gol del vantaggio dello Stresa arriva al 44esimo. Frascoia recupera palla e mette in mezzo per Beretta, che nello stretto serve Bernabino per il tap-in vincente. Andiamo alla ripresa, al secondo l'Aigrevil calcia un corner con Baldi, Monetta di testa prolunga per Mazzei che viene fermato fallosamente da Riccio. Cuneaz batte un calcio di punizione teso a mezza altezza, sul quale interviene Barantani prodigioso coi pugni. Al quinto Cuneaz serve Mazzocchi che serve Baldi sulla destra, la palla però oltrepassa i pali di Barantani. Al nono, Bruniera serve Frascoia, appena fuori dall'area. Il capitano dello Stresa serve Tuveri sulla destra che lascia partire un diagonale sul quale Beretta però, in scivolata, manca l'aggancio. Al decimo, il gol del raddoppio dello Stresa. Giglio serve Bruniera che alza la testa e inventa una parabola che si insacca all'incrocio per il 2-0, il talento brasiliano. Al diciassettesimo, Baldi trova l'intuizione vincente servendo Cuneaz che a sinistra trova il tempo e lo spazio per scagliare il diagonale che batte Barantani per il 2-1. Riccio si accascia al 21esimo e lascia il campo in barella. Al suo posto entrerà Santini. Al trentesimo l'Aigrevil trova il pareggio con Baldi che riceve palla, supera Barantani in uscita e deposita in rete a porta vuota. La partita si fa tesa. Al 36esimo Santini calcia involontariamente all'indietro, Mazzocchi prende palla, però calcia alto. Ma lo Stresa trova il gol della vittoria al 43esimo. Tuveri serve Giglio che calcia diagonale, un diagonale che batte Gini per il 3-2. Nonostante i 6 minuti di recupero, l'Aigrevil non riesce a pervenire al pareggio.